ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il salame al cioccolato, una ricetta diffusa e apprezzata in tutta l'Italia. Non vi sono certezze sull'origine, però ogni regione ha la sua ricetta. Si pensa che nel manuale di nonna Papera, pubblicato circa negli anni 70, questa signora pensò che i vichinghi abbiano in qualche modo influenzato questa ricetta, perché amavano esporre lungo i bordi della nave degli scudi di colori nero e giallo alternato, gli stessi che si hanno quando si taglia una fetta di salame. Oggi andiamo a vedere insieme la nostra versione. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 600 g di biscotti secchi rotti grossolanamente, 180 g di pistacchi, mandorle e nocciole tostate, 60 g di cacao, 150 g di zucchero, 100 g di cioccolato fondente sciolto, 150 g di burro, 230 ml di acqua e mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa tagliamo grossolanamente la nostra frutta secca. Abbiamo trasferito i biscotti in una ciotola più capiente e ora andiamo ad aggiungere anche la frutta secca. Dopodiché mescoliamo per bene. Abbiamo messo da parte il nostro composto con i biscotti perché ora ci dobbiamo occupare del nostro sciroppo al cacao. Quindi prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro l'acqua, lo zucchero, il cacao, il nostro burro e infine i semi della bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo per bene il nostro composto e lo lasciamo cuocere per circa 5-6 minuti. Passati 5 minuti di cottura, spegniamo il fuoco e lasciamo tutto riposare per 10 minuti. Passati 10 minuti possiamo aggiungere il nostro sciroppo al cacao ai nostri biscotti. Il cioccolato fuso. Poi mescoliamo il nostro composto con movimenti lenti da sotto verso sopra. Qui con noi abbiamo una teglia di 20 cm di diametro e sul fondo abbiamo messo un foglio di carta da forno. Ora lungo i bordi mettiamo dell'acetato e ci trasferiamo il nostro composto poco alla volta. E schiacciamo il nostro composto con un cucchiaio. Ora, così com'è, lo mettiamo in frigo per mezz'ora. Per la ganache ci serviranno 130 g di cioccolato fondente tagliato a pezzettini e 130 ml di panna fresca intera. Abbiamo scaldato la panna, ora la aggiungiamo al cioccolato e mescoliamo per bene finché non diventerà un composto omogeneo. Ora possiamo aggiungere la nostra ganache, la stendiamo per bene, poi mettiamo la nostra torta a riposare nel frigo per almeno un'ora. Passata un'ora di riposo andiamo a rimuovere la teglia e anche l'acetato. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Che dirvi ragazzi, veramente è buona, bella cioccolatosa! È veramente perfetta sotto un punto di vista di consistenza, perché si sente la parte cremosa della ganache e poi è croccante conferito dai biscotti e dalla frutta secca. E tutto insieme è veramente gradevole. È una torta veramente bella, facile, e noi vi assicuriamo che farete sempre una bella figura. Insomma ragazzi, una torta fantastica, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi!
ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.